finito senza voce, poi non è mai mancato fino adesso, quindi dai, ne approfitto. Chi comincia? Ah, passiamo. La voce è rimasta. Carlo, in settimana hai avuto un riconoscimento importante da parte dell'allenatore, e non succede sempre, devo dire, quindi credo che ti abbia fatto particolarmente piacere. In più c'è stato questo 4-1 in rimonta, una partita complicatissima, strana peraltro, perché la Ternana l'ha cominciata bene, poi ha preso un gol che a un certo punto ha perso un po' la bussola, poi ha recuperato. E il tuo stato d'animo adesso è la valutazione di questi due aspetti, Abate e la partita. Ma sul mister io lo dicevo in tempi non sospetti, nel senso che era il miglior acquisto che avevamo fatto, perché lo seguo dal primo giorno di ritiro, so qual è la richiesta del mister, so quello che ha fatto per portare questa squadra a fare un tipo di gioco. Vedo la mattina alle 8 che arriva allo stadio, vedo la sera alle 8 che sono ancora qui insieme al suo staff a lavorare, a cercare soluzioni, a non piangersi addosso anche per le situazioni che abbiamo vissuto, per gli infortuni o per, diciamo, per cambi magari improvvisi. E sapevo che era un valore aggiunto, e quindi ho cercato in silenzio, come mi piace fare a me, perché oggi siamo arrivati anche a un punto dove magari chi urla più forte, chi vuole la visibilità, io sono fatto in modo diverso, voi mi conoscete, sono una persona che piace lavorare in silenzio, cercando di fare i fatti. Però ripeto, c'è da dar merito al lavoro che ha fatto l'allenatore, al lavoro di questa squadra. Noi siamo da supporto, c'è qualcuno che è rimasto ancora fermo alla retrocessione per il punto e bisogna riportarlo all'interno, e ci riusciremo sicuramente, però stiamo andando sulla strada giusta. Però c'è da dare grande merito a questa squadra, a questo allenatore e al suo staff per il lavoro che hanno fatto fino adesso. Sulla partita, per me, detto bene, una partita che abbiamo iniziato approcciata nel migliore dei modi, creando qualche situazione che ci poteva portare al vantaggio. Sicuramente il gol subito in una situazione molto confusionaria, anche non costruita sì sull'esterno ma fondamentalmente in area, poi con dei rimpalli o comunque sia, diciamo che mancato qualcosa, perché stavamo vedendo anche col mister già le immagini, c'era il centrale che era fuori, il braccetto che era fuori, mancato un uomo all'interno dell'area, e quindi forse un aspetto dove deve crescere questa squadra sicuramente è nel riconoscere le situazioni quando si creano delle situazioni non preparate, e quindi ci vuole la lettura anche personale, però sono cose che stanno cercando di mettere dentro, e sono sicuro che col passare, ecco, delle partite è un aspetto che possiamo migliorare. Ciao Carlo, buona serata. Ciao. Era aperto? No, aperto sì. Scusa. La differenziazione fra la prima parte, il primo tempo e la parte finale, da che cosa dipende secondo te? Perché l'approccio, giustamente come dicevi, è stato, come diceva anche Massimo, importante, no? È vero che non si era creato molto, però era stata una certa intensità, una certa pericolosità, diciamo. Poi d'un tratto è cambiata la partita, perché? Sono gli eventi del calcio, che al di là dell'espulsione, che comunque è un dato importante. Ma io parlo in generale anche per quella che è stata un po' il film della partita. Quando la squadra poi capisce, riesce a carburare, capita spesso ultimamente che anche i secondi tempi andiamo increscendo molto, quindi anche la condizione fisica della squadra, che per me è ottima, ci porta a fare dei secondi tempi magari dove altre squadre mollano qualcosina, ci portano a fare comunque dei secondi tempi magari anche arrembanti,
tante volte, no? Se mettiamo i 30 minuti di Sestri, dove a livello di occasioni magari non ci dà l'impressione di chiudere sempre l'azione o comunque di portare magari a conclusione il compagno, però come volume e come aggressività credo che la squadra ai secondi tempi fino adesso ha sempre dimostrato che è andata in crescendo. Poi oggi l'episodio ti spinge a fare qualcosa di grande, che è la rimonta magari che si è fatta oggi. C'è il pubblico che ti spinge. Non è una delusione, ma sicuramente è un aspetto che la squadra deve cercare di portare dalla sua parte, perché vedo le due curve che comunque sia, quando capiscono che c'è la squadra che sta magari spingendo, tante volte sento, perché io la vivo in tribuna camminando da destra e sinistra, a volte ci si lamenta del retropassaggio al portiere, ma io so qual è la richiesta, so perché viene fatto quel lavoro, c'è un allenamento per queste tipologie di situazioni, e quindi mi piacerebbe che tutto lo stadio trasportasse questi ragazzi, perché veramente stanno facendo qualcosa di eccezionale che non era scontato, e forse il fatto oggi di dare troppo per scontato ci porta tante volte ad illuderci che questo campionato sia facile, che incontrare il Sestri davanti sia facile, che mi piacerebbe che tutti quanti insomma la viviamo veramente con la passione, con, quando ho detto a inizio campionato, con l'idea di fare una stagione unica, e questa vale per tutti, vale per voi, vale per i giocatori, vale per lo staff, vale per me, per tutte le persone che ci circondano, perché solo così si riescono a raggiungere i grandi obiettivi. Ciao Carlo, buonasera. Settimana prossima ci sarà il derby. La tua ultima partita tra i professionisti con la maglia appunto dell'Atalanta è stato proprio il derby con il Perugia, ha vinto qui in Supercoppa per 1-0. Ecco, che consiglio ti senti di dare ai ragazzi, anche ai più giovani, per come affrontare questa partita che per il tifo è importantissima? No, ma al di là del tifo è importante per tutti, per noi è importante per la classifica, qualcuno ha iniziato a percepire magari l'importanza di questa partita, perché quando entri in una nuova squadra, quando ci sono i derby non riesci mai a capire quali sono i veri derby, o sicuramente per noi, anche per me che sono diversi anni che sono qui, è particolare, sono partite che si preparano da sole e quindi so che dietro avremo tante persone al seguito. Sarà una partita bella, una partita che tante volte mi viene in mente magari di rimettermi la maglietta e poter scendere in campo, ma non ho dubbi dal punto di vista che sarà una settimana come hanno fatto fino adesso, spingendo comunque al massimo e sicuramente con un aspetto mentale un pochettino diverso. Ecco. Sulla munizione dei Cianci, aspetta, faccio io, poi dopo te lo passo. C'ero io, lo passo a lui, poi lui lo passa. C'è sta lui prima, poi. Caro direttore sportivo, lo vedi poi quando si vince? Quando si vince poi c'è anche l'affollamento dei giornalisti. Ecco, hai capito com'è la questione? Ma al di là di questo, perché bisogna anche un po' scherzare e strammatizzare, oggi la squadra ha reagito alla grande nel momento topico della partita, però certo ci ha fatto un po' tremare, ci ha messo un po' di paura, perché nonostante la superiorità numerica il gol non veniva, e veramente ci aveva preoccupato anche negli ultimi minuti della partita con il Rimini, quando la squadra è calata di tono. Ecco, quello che ti chiedo, che pensi del fatto di quel calo di tensione in campo con il Rimini e per la partita di domenica con il Perugia? Che Ternana pensi che scenderà in campo? Io ti dico quello che vorrei, anche come qui magari anche spogliandomi della questione del giornalista e parlando anche da ex tifoso, secondo me la Ternana devo scendere in campo col pugnale tra i denti, come se fosse una specie di Sandokan con i Tigrotti de Montprecem, tanto per andare ai libri dei Salgari, e quindi deve mettere cara la pelle
come la vendevi cara tu quando facevi il terzino? Ecco, grazie. Ma, credo che poi il mister sarà bravo come ha fatto fino adesso nel caricare con la squadra da questo punto di vista. Per quanto riguardano i cali di tensione, io credo che nei 90 minuti ci può essere questo aspetto, appartiene a tutte le squadre, perché non si può comandare il gioco per 90 minuti, non si possono non fare errori per 90 minuti, ma è proprio quando ci sono magari quei cali o che possono essere fisici o mentali, si deve andare alla ricerca anche di qualcos'altro, quindi tante volte facciamo tante magari anche corse generose e magari mettersi dietro la linea della palla come fanno tanti avversari che abbiamo affrontato fino adesso, e magari aspettare, magari sfruttare quelle occasioni che ci capitano, ecco. Forse la leggete così perché questa è una squadra generosa che va sempre alla ricerca comunque sia del gioco, di poter comandare il gioco, e questo aspetto tante volte può confondere. Ciao Carlo. Ciao, visto che sei qui e sei direttore sportivo della Ternana, la domanda nasce spontanea, perché allora con tanti centrocampisti un po' fuori uso, tra poco si apre il mercato, immagino che tu già starai lavorando o comunque guardando d'intorno insieme al presidente, naturalmente c'è la volontà di fare qualcosa e soprattutto in quali reparti pensi, stante anche l'infortunio di Damiani e tutto il resto, perché oggi mi è sembrato una squadra che quando è passata a 3.5, al di là del fatto che eravamo in superiorità numerica, insomma è cambiato anche l'approccio, no? Primo tempo con Curcio che era partito bene, poi loro invece di far uscire Bugo hanno alzato Brusca Gin, a quel punto 3 contro 2 siamo andati in difficoltà, no? Secondo tempo invece messo dentro Aloy, che peraltro faceva la mezzala destra con De Boer centrale, è cambiato tutto con Corradini a sinistra, ecco, quindi lì siamo un po' corti. A gennaio cosa pensi si possa fare anche in altri reparti? No, ma è normale che poi quando si arriva a gennaio si tirerà comunque una linea, parlarne adesso magari è prematuro nello specifico, io sono contento anche di quei ragazzi che si stanno magari adattando per come hanno interpretato i ruoli, perché anche oggi magari Tito faceva il braccetto di sinistra, è stata un'invenzione magari del mister con Bruno Alto. È normale che poi quando si arriva a gennaio si faranno delle valutazioni insieme al mister, insieme al presidente, e cercheremo di capire dove intervenire. Poi ci sono dei ruoli dove si sono subiti comunque degli infortuni importanti che sicuramente anche a livello numerico andranno comunque rimpiazzati, perché sono infortuni gravi. Adesso Dimo avremo lunedì diciamo l'esito del professore Mariani, quindi ho già sentito la Fiorentina, vediamo anche come gestire il ragazzo in base a quello che sarà diciamo la lettura finale, ecco, dell'infortunio, e poi sicuramente ci sarà tempo. In questo momento siamo tutti concentrati e io ripeto, sono contento e orgoglioso di questi ragazzi e di quello che stanno facendo. Poi a gennaio sembra vicino, ma ci sono tante partite ancora di mezzo, quindi la voglio ragionare così. Salve direttore, eccomi qua. Ecco. Sono Emanuele Lombardini, calciofere. Metto altre due cose sul piatto. La prima è capire la situazione di Cicerelli, che è uscito dopo il primo tempo, e visto che si parlava di mercato e si parlava di centrocampo, se c'è la volontà o la possibilità di reintegrare Viviani. Per quanto riguarda Cice, aspettiamo domani, faremo degli esami strumentali insieme a Romeo. È una contusione, seppur forte, diciamo che per adesso non ci preoccupa più di tanto. Cerchiamo di capire, ecco, col passare delle ore, se la situazione tenderà a cambiare in positivo o in negativo, e quindi ci aggiorneremo sicuramente poi lunedì con lo staff medico e il mister per capire un attimo come muoverci.
E per quanto riguarda Viviani, credo che ne ha parlato, se non sbaglio, anche il mister qui con voi, sta facendo un percorso di reintegro, per me è molto vicino, ha fatto una partita con la Primavera 70 minuti, perché quando si valuta il reintegro di un ragazzo non è dovuto solo all'integrità per l'infortunio che aveva avuto, ma anche dal punto di vista fisico, totale, mettiamola così, e quindi ragioneremo, ecco, nei prossimi giorni anche di questo aspetto. Direttore, buonasera. Ciao. Francesca Dari di RG, lei faceva parte di quel gruppo che fece quella cavalcata, no? Dalla serie C alla serie B, quindi l'ha vissuto da dentro quello che poi lo spogliatoio, si ha una percezione che sia l'annata giusta. Spesso in alcune dichiarazioni dei calciatori abbiamo sentito, giustamente, da un lato magari anche carattere, dire dobbiamo comunque rimanere sui, non siamo i più forti. Io penso personalmente, ma è un mio pensiero, l'ho chiesto prima anche al presidente, ma lo chiedo anche a te, che sia un gruppo nel girone, non dico il più forte, costruito globalmente, parlo, ma sicuramente, anzi dico la verità, per me è il più forte di tutto il girone, quindi credo che tante partite, 10-11 quanti sono, risultati consecutivi ottenuti anche con quei cali di tensione, 11, sono frutto proprio di quella qualità che hanno i giocatori e della classe che hanno. Quindi la domanda è, la percezione che si ha nel gruppo è quella di andare a fare, non dico, non voglio dire la parola per scaramanzia, oppure c'è una situazione, come dicevo, sì, siamo forti, noi ci proviamo, vediamo dove arriviamo, perché anche mentalmente focalizzare l'obiettivo è importante. Sì, ma poi lo determina quello che fa in campo, io la ragiono così, nel senso che si possono avere ottimi giocatori, si possono avere giocatori di categoria superiori, ma se non c'è quell'atteggiamento, se non c'è quella voglia di aiutarsi, se non c'è quella voglia di lottare per il compagno, se c'è una voglia di crescere all'interno dello spogliatoio, poche volte ho visto ottenere dei grandi risultati. Quando vi ho raccontato cosa ci ha portato la vittoria in quell'anno, è perché l'ho vissuta, è perché lo penso, è perché quando ho raggiunto qualche obiettivo nella mia carriera l'ho raggiunto perché all'interno c'erano queste caratteristiche, ed è quello che si sta creando all'interno di questa squadra, che non ci dimentichiamo che è nata pochissimi mesi fa, quindi è stato un processo anche molto veloce, però ripeto, sarà il tribunale, io lo chiamo il tribunale, quel rettangolo verde, che darà poi le sentenze, quindi dobbiamo essere bravi noi a far sì che accada quello che inizialmente poteva essere un sogno e pian piano può comunque sia magari diventare un obiettivo, ecco. No, volevo chiedere solo una cosa su Romeo, perché era stata data informazione, ci ha avuto un riacutizzarsi oppure ha fatto un provino e è risultato... No, ieri ha fatto tutta la rifinitura, oggi aveva, non si sentiva pulito, diciamo, al 100%, quindi il mister ha preferito comunque sia, ecco, cambiare, non andare comunque sia magari a rischiare qualcosa di più grave, visto che abbiamo un esame strumentale da fargli fare nelle prossime 24 ore, quindi vogliamo aspettare l'esito per far sì che, anche con un po' di dolore, però sappiamo che non andiamo a complicare la situazione. Ecco. Senti, in ottica derby, perdere Cianci non è cosa di poco conto. Pietro ha dimostrato di essere un giocatore importante per questa squadra, ma sono contento anche di Alexis, di come è entrato oggi, c'è Alfredo che per me è il primo tempo, a Sestri ha fatto un gran primo tempo, insomma le soluzioni ci sono, è normale che lui in questo momento è un po' il nostro riferimento lì davanti, ma insomma non ci facciamo la testa, sappiamo che all'interno di questa rosa, insomma, ci sono ragazzi che ci possono sicuramente aiutare. Grazie a voi.